Buongiorno, Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle, Commissione Forteto, terza puntata. Abbiamo avuto la possibilità ieri di ascoltare in commissione altre testimonianze dirette della vicenda drammatica del Forteto. Ricordiamola un attimo, è una vicenda raccapricciante in cui degli adulti hanno abusato di minori fragili in difficoltà, alcuni anche malati. Ha fatto parlare di sé tutta la nazione in questa vicenda. C'è una commissione in corso che vuole cercare di capire come sia stato possibile che si realizzasse un sistema così delinquenziale e così criminale all'interno di quella comunità, perché per 30 anni hanno agito indisturbati, nonostante due sentenze passate in giudicato, una alla Corte di Strasburgo nel 2000 e una dal Tribunale Ufficiale Italiano nel 1985. Quindi tutto questo ha lasciato tutti noi perplessi e assolutamente dubbiosi sul ruolo delle istituzioni. In queste audizioni che noi stiamo portando avanti in commissione, la commissione d'inchiesta specifica, anche ieri abbiamo ascoltato tre persone. Abbiamo ascoltato il capo della mobile di allora, che ha raccontato che potrebbero esserci da indagare in maniera più attenta alcune connessioni, alcuni intrecci tra la vicenda del mostro di Firenze e il Forteto, perché sembra che alcuni indizi portassero anche al Forteto. Ha lasciato dei documenti che valuteremo meglio nella loro interezza e nella loro appropriatezza, cercando anche di essere il più sobri possibili, perché altrimenti si corre il rischio anche di concentrare l'attenzione solo su una vicenda mediatica piuttosto che sui contenuti della Commissione. Ricordo che la Commissione vuole valutare se ci sono delle responsabilità politiche e istituzionali dietro il Forteto, non tanto fare gossip, quindi ci staremo molto attenti. Poi abbiamo sentito altre due figure, che sono l'ex direttore della Società della Salute e un vecchio amico di Rodolfo Fiesoli, che hanno fatto capire che in realtà molte persone, non solo loro, ma anche altri testimoni di cui abbiamo raccontato nei rendiconti precedenti, avevano chiaro che il Forteto non era un'associazione accreditata e accreditabile, perché la metodologia era sbagliata, perché la metodologia faceva pugni con le evidenze scientifiche. Questa storia della famiglia funzionale, del chiarimento e della divisione omosessuale, questa faccenda qui è una faccenda che non ha niente a che fare con la letteratura scientifica. È stato ribadito anche ieri dal direttore della Società della Salute di allora, che in quegli anni chiarì anche in termini politici che il Forteto non aveva una buona fama e che era più opportuno non accreditarla. Stesso discorso per quanto riguarda l'amico di Fiesoli, il quale ha dichiarato che fu in qualche modo costretto ad andare via dalla comunità perché non condivideva la metodologia. Queste sono spie che suggeriscono in maniera molto significativa che era possibile capire quello che stava succedendo al Forteto. Chi di dovere avrebbe dovuto intervenire, controllare e indagare, e chi di dovere non l'ha fatto. Non solo non l'ha fatto, ha anche agito coprendo tutto il sistema, e di sicuro in questo caso abbiamo una magistratura in difficoltà, ma anche il sistema politico e istituzionale delle aziende sanitarie e dei servizi sociali.